prima le figure stavano là di dietro, tutte le volte mi spaventavo e dicevo: ma chi c'è? Allora, guardo, dico: ma chi sono? Adesso chiedo ai bambini, di solito ce li avevo qui davanti, chiedo un attimo ai bambini, scusatemi, chi sono questi signori, signore? I santi. Ma chi sono i santi? Sono loro. Ma sono solo loro? E loro sono santi? E loro? No. Come no? Ah, allora i santi sono loro. Ah, ok. Quindi santi vuol dire di vetroresina, di gesso o di legno? È giusto? No. Da qualche parte mi sono sbagliato. Chi sono i santi? Allora, Gesù prova a rispondere a questa domanda e proviamo a vedere come prova a rispondere a questa domanda. Dice: ci sono due tipi di uomini e di donne, chiaramente, no? Quando parliamo di uomini in senso generale. Ci sono due tipi: quelli che sono santi e quelli che non sono santi. E ce la racconta questa storia, cioè questa cosa qui ce la vuole spiegare raccontandoci una storia fatta un po' per illovirci, cioè in italiano per ingolosirci. E ci dice: ci sono due tipi di uomini, quelli che sanno fare a diventare ricchi e quelli che finiranno per forza poveri. Allora si drizzano più le orecchie che a parlare di santi. Perché a parlare di santi dire: io diventare di vetroresina, sto bene anche così come sono. Invece diventare ricchi, ecco che mi ingolosisce un po' di più. E allora dice una storia che, quando la racconta, adesso la andiamo a vedere per bene, ma quando Gesù racconta quella storia, coglie subito l'attenzione di chi lo ascoltava, perché chi conosce un po' la storia dell'antichità, basta aver letto qualche libro, anche aver visto qualche film fatto bene, si scopre che la vita di un servo, e se tu sei servo di un signor padrone, cioè di un padrone nobile, eccetera, può capitare che lui ti faccia suo erede, che ti adotti e ti faccia suo figlio. Nell'antichità romana tantissimi servi ricevevano il cognome del loro nobile padrone, che li aveva liberati e li aveva fatti loro figli. E allora qui, quando lui racconta di questo signore che parte per un viaggio, e partendo per un viaggio è come se facesse testamento, lascia l'eredità ai suoi servi, un testamento un po' anticipato, però sapete, i viaggi sono pericolosi, non sai mai se torni, se torni quando torni. Hai dei beni, non li puoi lasciare così, bisogna che li affidi e scegli le persone a cui hai voluto più bene, i servi di cui ti sei fidato di più. E allora li prende, prende tre persone e dà. Gli dà a tutti uguale? Gianmarco? Non gli dà a tutti uguale. Però non è un gran padrone, voglio dire. C'ha un po' di preferenze sto padrone. C'ha un po' di preferenze. Effettivamente noi siamo così attenti all'uguaglianza che ci sembrerebbe che sto padrone qui, almeno i conti un po' li abbia sbagliati, ma lui ci dice che glieli ha dati secondo le capacità di ciascuno. E allora mi viene in mente: se io invito a cena tre persone, un uomo che so che mangia parecchio, sua moglie che, dai, lo so che comunque mangia un po' di meno, ecco, si riempie prima, e il figlio piccolo, non posso pensare di preparare per tutti e tre uguale, giusto? Quando faccio i conti della spesa o di quello che preparo da mangiare, bisogna che conti secondo le loro capacità, secondo quello che li sazia, secondo quello che riescono a digerire. E allora forse il Signore
aveva fatto i conti secondo quello che loro riuscivano a digerire. E allora gli lascia questi talenti e cosa fa? Gli spiega come usarli? No. Gli dice quanto gli devono ridare? O quando glielo devono ridare? No. Cosa fa? Cosa fa il padrone? Tela, parte, va, chiude la porta, via! Fuori il padrone, festa. Io mi ricordo quando ero piccolo, piccolo no, però quando ero a casa con i miei genitori, quando loro andavano in vacanza, uscivano, festa, libero, cene, ok, casa libera, libero, liberi. Il padrone prende e va via, non gli lascia consegne, niente. Gli consegna tutti i beni. E vi dico, un sacco di soldi. Sapete, un talento equivaleva ai tempi a 6.000 denari. Un denaro era la paga quotidiana di un operaio. E 6.000 denari, facevo i conti, sono circa 16-17 anni di stipendio. Fate i conti in euro, 16-17 anni di stipendio. Ok, gli lascia 16-17 anni di stipendio a uno. A quello che gli ha lasciato di meno, e agli altri a uno 32-34 anni, e all'altro 16 per 5, 50, 70, circa 80 anni di stipendio. Una buona pensione, no? Un buon vitalizio. E va, questi si trovano in mano questa somma e cosa fanno? Due vanno subito a investirla. Due si rendono conto che quello che gli ha dato è da far fruttare, se no il padrone se lo sarebbe tenuto, se no il padrone l'avrebbe messo in cassaforte, non l'avrebbe dato a loro se non aveva interesse a farlo fruttare. Oppure l'avrebbe lui affidato a dei banchieri, no? Ma se l'ha dato a loro, era perché lo investissero. E loro prendono e ci trafficano. E attenzione, io ho studiato economia e mi hanno insegnato che il rendimento è ugualmente proporzionale al rischio. Un investimento che rende il 100% ha un rischio parecchio elevato. E questi qui hanno reso il 100%, va bene, non sappiamo in quanto tempo, ma comunque quello che ci vuol dire la parabola è che quel rendimento era dato da un'operazione che hanno fatto assai rischiosa. Quindi abbiamo questi primi servi, identikit dei primi servi, ok? E ricordiamoci, Gesù ci vuol dire, ci sono due modi di essere: quelli che fanno i santi e quelli che non fanno i santi. Questi prendono i soldi che il padrone gli ha dato, sanno che sono i loro e li vanno a investire perché portino frutto. Hanno fiducia nel padrone che glieli ha dati. Si fidano che lui veramente glieli ha dati a loro. Hanno fiducia in quei soldi. Nel fatto che quei soldi realmente possono generare altri soldi e hanno fiducia in loro stessi. Si prendono dei rischi perché sanno che possono portare a frutto quei soldi lì. Tre fiducia. Arriva il terzo servo, invece cosa fa? Cosa fa il terzo servo, Gianmarco? Sei qui nell'angolo. Ricky, aiuta Gianmarco. Cosa fa il terzo servo? Esatto, li nasconde. Una buca sottoterra e li sotterra. Tradotto vuol dire: questi soldi qui non sono i miei. Lui là, quando torna, i prestiti funzionavano così quel tempo. Se io ti presto dei soldi perché tu me li tenga e vengono i ladri e te li rubano e tu sei presente,
tu mi devi tutti i soldi. Se invece quando vengono i ladri tu li avevi sotterrati e i ladri li trovano sottoterra, ma tu avevi fatto tutto il possibile perché non li rubassero, allora tu non sei responsabile di quei soldi, non me li devi, li hanno rubati i ladri, calamità naturale, è successo. E allora lui dice: io per non saperne leggere né scrivere li metto sottoterra. Rischia molto meno. Una volta si diceva i soldi sotto il materasso. Rischia molto meno. Qual è l'identikit di questo servo? Ha fiducia nel padrone? Non ha fiducia per niente nel padrone, perché crede che il padrone sia, come lo definisce poi, un uomo duro che miete dove non ha seminato. E allora dice: io non mi fido. Quando lui torna, se quei soldi non ci sono, mi fa sputare l'anima per riaverli. No. Sti soldi qui, io non mi fido di tenerli in giro, di andarli a portare in giro. Questi non mi servono a niente, anzi, ho avuto paura. Mi fanno anche un po' paura tutti questi soldi in casa. Fuori, sotterriamoli. Non si fida di se stesso. Non crede di avere la capacità di far fruttare quei soldi. Torna al padrone dopo molto tempo. E incontra i tre servi, e qui la traduzione non è proprio, perché prende già una parte e dice che il padrone volle fare i conti, dopo molto tempo il padrone dice, e volle regolare i conti con loro. E già regolare i conti mi dà l'impressione di uno che viene con la bacchetta e che se hai sbagliato, 4 e torni a casa. Invece il testo originale è molto più largo di volle fare i conti. Dice un'espressione tipo volle chiedergli il racconto. Gli chiese il resoconto. Allora sì, il resoconto ci sta nella contabilità, no? Ti chiedo il resoconto. Ok? Raccontami cosa ne hai fatto di quei soldi che ti ho dato. E allora si presenta il primo, c'ha 5 talenti in mano, e il padrone lo guarda già un po' intimorito e dice: no, questo c'ha 5 talenti, mi riporta i miei soldi. E invece lui gli dice: padrone, mi avevi dato 5 talenti, ecco, io ne ho altri 5, io li ho investiti, li ho fatti fruttare, guarda come hanno prodotto. Lui è fierissimo di sé e il padrone non ci può credere, è 10 volte più fiero di questo suo servo, che uno ha capito la consegna, ha capito il compito, e cioè i soldi che ti ho dato non sono i miei soldi che me li devi ridare quando torno, sono i tuoi, te li ho dati, ti ho lasciato libero con tutti quei soldi, quando torno mi presenti. Quindi, oltre ad aver capito la consegna, ha capito come farli fruttare e ha capito in che modo relazionarsi al ritorno, ossia non gli ha riportato i soldi, ma gli ha fatto vedere i soldi nuovi, come dire: guarda, io sono fiero, sono contento che li ho guadagnati. Bene, bravo. E gli dice: sei stato fedele nel poco, capirai cosa potranno essere stati 80 anni di stipendio, poca roba, ecco. Sei stato fedele nel poco, ti darò molto. Vieni a prendere parte con me alla gioia. Non si tratta più di servi. Qui è il top. La gioia del padrone. Arriva il secondo, stessa identica scena. Come stessa identica scena? E stessa risposta alla fine. Ah, la stessa risposta ci dice che la nostra preoccupazione di diseguaglianza non esiste più. Perché quello che lui ha creduto,
quelle tre cose, fiducia nel padrone, fiducia nei soldi che gli ha dato e fiducia in se stesso,